Io sono il civico giusto dell'820, a Via Cerignola. Lo so, dovrei essere attaccato lì, ma a me piace stare qui, sì, nella biblioteca, vedere i ragazzi e i bambini che passano, entrano e si mettono a leggere, no? Le favole, le avventure, i romanzi. A me mi piacciono i loro visetti seri e concentrati mentre seguono le righe sulle pagine, sì. Oggi però la storia voglio raccontarvela io, sì. Sì, proprio io, il civico di quel caseggiato del quarticciolo. E la mia storia comincia con la nascita di questo quartiere. A progettare il quarticciolo ci pensa negli anni 30 un bravo architetto, il direttore dell'ufficio progetti dell'Istituto Fascista Autonomo Case Economiche Popolari, Roberto Nicolini. Sì, proprio il padre di un altro architetto visionario, quel Renato Nicolini che si inventò l'estate romana. Il quarticciolo è immaginato come un insieme di piazze, l'idea è favorire i luoghi di incontro dei residenti. E gli edifici sono di vario tipo, le abitazioni, per quanto modeste, sono dotate di bagno, certo, una gran bella innovazione, eh? Nel 1942 vengono consegnate le prime abitazioni, 300 alloggi assegnati per sorteggio. 50 a famiglie con almeno 7 figli, 100 a famiglie con 4-5 figli in condizioni di bisogno e con benemerenze militari e politiche, 75 a vedove di guerra, mutilati, squadristi, combattenti con almeno 3 figli, 35 a famiglie in subaffitto con grave affollamento, 65 ad altre categorie. E tra le tante viene ad abitare qui una famiglia davvero speciale. La famiglia Venturini. Mamma mia, quanti sono! Papà Beppe, mamma Gina e 11 bimbetti di tutte le età. E vengono dalla Garbatella, più precisamente dall'Albergo Bianco. Penserete voi, l'albergo? Allora erano gran signori, ma no, no, anzi. Chi abitava negli alberghi? Gli alberghi furono costruiti inizialmente per ospitare, diciamo, le famiglie che dovevano avere una casa provvisoria, perché le case erano unicellulari, erano formate da una stanza ed erano abitate in particolare da o sfrattati che venivano dal centro storico o quelli che venivano dagli sventramenti o abitanti delle baracche che il governatore di Roma, Filippo Cremonesi, faceva abbattere su ordine di Mussolini. In particolare perché nel 1932 ci sarebbe stata la decennale della marcia su Roma e quindi lui non gradiva che sulle vie consolari ci fossero, diciamo, delle catapecchie, eccetera. I servizi erano in comune, in particolare nell'albergo bianco e nell'albergo rosso c'era il refettorio, cioè la gente mangiava insieme, c'erano delle cucine e la gente mangiava. Non avevano delle cucine nelle stanze, proprio per motivi di sicurezza. Quindi, diciamo, in questi edifici, insomma, nell'Albergo Rosso c'era anche, oltre al refettorio, una classe di scuola elementare, mentre all'Albergo Bianco, cioè all'841, c'era questo famoso servizio di maternità e infanzia dell'Omni, che poi diciamo venne visitato nel 31 addirittura da Gandhi. Stavamo ad alberghi, non c'avevamo il bagno in casa dentro, c'era un gran camerone e lì c'era tu bagno, cucina, dormitorio da mangiare, tutto in quella camera. C'era sotto da noi nell'albergo, c'era la maternità dove c'erano le suore cappellone. E quando sono nata io, è nato il principe, il figlio di Umberto, non so, il nipote, il figlio, non me lo ricordo. E a mia madre, la regina, gli regalò una medaglia. E sta medaglia, poi dopo gliel'hanno rilevata. Ed è proprio a Garbatella che Beppe conosce Nino Limentani. Diventano amici, condividono le serate all'osteria. Beppe Peppe e papà andavano dentro la stosseria, ci mettevano seduti, bevevano mezzo litro di vino, massimo, perché poi facevano la partita a carte. E papà e Peppe, fatalità, si erano
accoppiati e vincevano perché papà giocava bene, Peppe si ricordava tutto, poi Peppe c'aveva, io mi ricordo, ah papà, ma perché fischia Peppe? Perché abbiamo vinto. A metà partita lui già sapeva se avevano vinto o se avevano perso. Avevano vinto mezzo litro di vino, a te te pare poco. Non so io, ma mezzo litro di vino. Venturini e la sua famiglia lasciano la Garbatella per il Quarticciolo, ma la loro strada e quella dei Limentani sono destinate a incrociarsi ancora. È il 16 ottobre. La mattina del 16 ottobre vicino a noi era l'unica di tutta la Scala che aveva il telefono, perché questo era il geometra del comune di Roma, il signor degli Abati. Telefonò la moglie e la chiamò. Dice, senti, immediatamente avverti i signori Limentani che scappassero, perché qui io dal terrazzo del comune, perché stavo sul proprio Campidoglio, sto vedendo una cosa mostruosa, sto vedendo una cosa inverosimile. Stanno trattando delle persone come bestie, le pigliano, le spingono, le stanno cacciando dentro a dei furgoni, dentro a dei, diciamo, camion grossi. Ma mamma praticamente si trovò così, che non sapeva quello che fa. Papà venne di corsa, tu prendi il tram, vai avanti con i quattro piccoli e vi raggiungo a casa Albertoni. Arrivati a casa Albertoni, da casa di questa zia di mio padre, ma già erano passati i tedeschi e se l'erano portati via tutti. Praticamente soli in mezzo a questa strada, io, mamma e tre fratelli. Quando è arrivato papà, dice, che state a fare qui? Dice, papà, mamma gli fece, guarda Nino che... E qui c'è più nessuno, si sono portati via tutti. A casa Albertoni, dove andavamo con lui da qui? A papà gli è venuta un'idea. Aveva un suo amico, che alla Garbatella, lui abitava questo amico che si chiamava Peppe Venturini, che abitava all'alberghi. L'alberghi erano gli alberghi della Garbatella e avevano tutti una camera e avevano il gabinetto tutti quanti in comune. Non è che qualcuno aveva una camera, ma c'era. Questo Peppe era un vedovo che aveva 5 figli. Vicino alla stanza sua c'era una signora, c'aveva 6 figli. Per poter, si sono riuniti fra loro. Hanno fatto 5, 6, 11. Allora Arduce a cui Deppe e famiglie numerose gli dava le date e nasceva il famoso Quarticciolo. Gli avevano dato 3 camere e cucina, per loro sembrava un albergo, perché da una camera senza bagno, 3 camere e cucina, gabinetto, e poi la cucina era una casa, era la camera, perché era chiamata 3 camere e cucina con l'arcoa. Adesso era che alla camera c'era un arco e dentro c'era stava la cucina per cucinare. Dice, sentiamo un po' Peppe che ci dice, per adesso, perché eravamo giunti quasi all'ora di pranzo, perché dalla mattina che stavamo in giro. Arrivavamo lì, nemmeno siamo arrivati, papà, come Peppe vide papà, Nino, ma che fate a questa parte? Sabona, poi succede così e così. Attavì, chiama la moglie, dice, sbrigati, va a casa, svuota una camera e faccio mettere questi amici miei. Pensavamo da poter passare mezzogiorno, una cosa così. Siamo arrivati su, subito lui e la moglie, mette su da mangiare, che questi ragazzini devono mangiare, insomma. Noi in quella casa ci siamo stati un mese e lui ci ha sempre trattato come la sua famiglia. La vita, pur esaustera, procede allegra, caotica, felice agli occhi dei bambini, no? Una cosa bella vorrei ricordarmi, non una cosa brutta, perché le cose brutte ne abbiamo viste tante, ne abbiamo sofferte tante. Posso dire una cosa sola bella, che eravamo in tanti, però tra fratelli, fratellastri, amici, non ci siamo mai detto tirate più là. Niente, sempre d'accordo siamo andati, sempre. Difatti ci aprirono la porta, guarda. Vediamo solo di questo, siamo stati riveriti e rispettati, amici veramente, guarda, il sor Peppe quanto ora bene a papà mio, mamma mia, parte pure mio padre, quando diceva Peppe Venturini, non c'è n'ha più solo mio padre, mamma mia, quanto gli ora bene. Io non riuscivo a capire, una volta ogni 2-3 giorni, che Peppe ci faceva alzare a tutti, noi, voi e tutti, alzava le reti in piedi, addosso al muro, e c'aveva una cosa, quella che c'hanno i fabbri, i meccanici, che si accendeva, una fiamma ossidrica.
La tosta salita che bruciava, si infettava. C'erano i cimici, mamma mia, quante che ce n'erano, Sì, allora dico, sto coso ne bruciava proprio, ma quante ne bruciava, guarda, mia, proprio. Poi se non stavi attento, quando era ora di pranzo, ti mettevi a sede, devi stare attento a che passa subito prima, il primo cucchiaio, perché se no mangiavi mica, perché eravamo 18, magari le pozzate ce n'erano 15, qualcuno stava senza pozzate, che dovevamo fare? Chi si alzava prima, chi arrivava prima mangiava. È vero. Però c'è stata mai una discussione, c'è mai, stata mai, una lida, mai. E invece la situazione è tragicamente drammatica per gli adulti. Il fornaio si chiamava Orsini. E allora, siccome era tanto, no, amico, papà era andato giù e gli aveva detto che c'aveva queste persone, però come doveva fare? Allora lui ha detto, te preoccupare, la mattina quando vieni a prendere il pane, io ti do un'altra sacchetta, non lo deve sapere, cioè, però non deve sapere nessuno, perché tu, cioè, ma che scherzi. E difatti, quanto ci siete stati, un mese e mezzo, due mesi. Ci ha dato tutti i giorni il pane. Senza soldi, non ci avevamo la tessera, ci dava il pane e non voleva neanche i soldi. Beppe è sempre in giro e ben presto i limentani scoprono la sua attività. E noi siamo andati via dal quarticciolo, ma non perché lui ci ha mandato via, perché praticamente mamma ha avuto paura, perché lui, oltre che essere una brava persona, era anche partigiano. Un giorno si è presentato a casa con un cesto pieno di uova. Mamma, come ha visto queste uova, capite? Dice, mamma mia, che bellezza, ma fammi una bella frittata per tutti. Stava per prendere l'osso, Peppe Venturini fece ferme, da Yolanda, non tocca niente. Ma non vorremmo fare una frittata, non tocca niente, far favore. Spostano l'uovo sotto, c'erano tutte bombe a mamma. Papà mi raccontava che nonno un giorno venne con un cartone di uova e erano tutti contenti, che almeno si faceva una bella frittata, finalmente. E invece nonno dice no, queste non si toccano. Poi vennero a sapere che sotto queste uova c'erano delle bombe, perché dopo sono venuti a sapere tutto quanto che nonno era un tenente dei partigiani. I limentani tornano a Garbatella, dove saranno protetti e nascosti all'interno del loro stesso caseggiato. L'attività partigiana al quarticciolo è intensa. Molte sono le gesta eroiche di quegli uomini che cercano in tutti i modi di fermare la barbarie nazifascista. E Beppe è fra questi. Nel 1946 gli viene riconosciuto il titolo di partigiano per l'intensa attività che svolge a Centocelle, ricoprendo un'importante carica militare. Anche suo fratello Umberto è combattente. Riprende la quotidianità, Beppe lavora, fa politica nella sezione del suo amato partito. Purtroppo però la sua vita, a causa di una malattia, si interrompe nel 1949. Il funerale di Beppe è tutto uno sventolio di bandiere. Arrivano pure i pezzi grossi del partito. E lui dopo si è ammalato e è morto presto, è morto dopo... Nel 49 lui è morto. Tanta gente. Sì, per vedere i funerali. Sono venuti anche quelli del partito con le bandiere, avevano messe. E mio padre a mia madre gli disse, guarda, una cosa che... Metti vicino la croce del caro un mazzo di fiori rossi, dei garofani rossi. E gli fece mettere quel mazzo dei garofani. E se si spegne la vita di Beppe, non si spengono quegli ideali che ancora illuminano i racconti dei suoi nipoti. La critica del fatto che il nonno non era presente come uomo, intanto era un uomo di una cultura diversa, dove l'uomo prendeva le decisioni al di là di tutto. Poi le Però donne... ha studiato, eh? Sì, ma le donne avevano un altro ruolo, quello di stare a casa, che diceva la moglie che il marito non c'era mai, eccetera, niente, perché comunque probabilmente era il modus vivendi dell'epoca. E la scelta probabilmente di nonno fu quella di lottare per la libertà, stava sotto il fascismo, c'era la guerra, e quindi
non avrà fatto moine ai figli, ma ci ha consegnato forse un paese diverso, libero. Si sono rincontrati tanti anni dopo quei bambini che giocavano insieme, Settimio, Paola, Lea, Lella e le loro nipoti, tutti insieme a ricordare quei tempi lontani, risate e lacrime, allegria e malinconia, perché la vita è questo, un meraviglioso groviglio di emozioni. Come avete sentito, si tratta di una storia semplice però intensa, fatta di amicizie e di valori profondi, di coraggio e amore per la libertà. E questo io vorrei raccontare a tutti quelli che entrano qui per leggere. Quei sogni, quelle speranze, quei progetti che sono scritti nei libri non sono solo fantasie, no. Nelle scarpe, nelle mani, nei vestiti, nei cuori di donne e uomini coraggiosi come Beppe possono diventare realtà. Forse non sai, ho visto uomini morire per noi. Forse non sai. Uno che ancora ne sento la voce, e un altro che il mondo lo aveva cambiato. Uno con addosso un colore che era come una croce, un altro che un giorno era stato ingannato. Forse vedrai, forse vedrai. Ancora uomini, non piegarsi mai. Forse vivrai, forse vivrai. Grazie a quegli uomini, non ti perderai.